Se c'è un padiglione all'Expo desideroso di mostrare agli avventori le proprie eccellenze gastronomiche, è sicuramente quello della Colombia. Nella struttura variopinta interattiva stanno infatti arrivando prodotti tipici del paese sudamericano che non potete assolutamente non assaggiare. In particolare non potete perdervi lo spazio che il padiglione ha riservato al famoso Caffè de Colombia. Ad oggi sono già state servite più di 23.000 tazze ed è un dato che non stupisce se pensate che il caffè colombiano è considerato il miglior caffè soave lavato al mondo. Noi siamo stati invitati ad una interessantissima e gustosa degustazione, in cui non solo ci è stato spiegato il procedimento unico di raccolta e di preparazione dei chicchi di caffè, ma ci è stato anche mostrato come si deve preparare e poi gustare il caffè de Colombia, facendo attenzione a capirne tutti i dettagli. Il clima particolare della Colombia contribuisce sicuramente a rendere inimitabili le pratiche di coltivazione, che sono ormai una vera e propria tradizione nel paese e che nell'arco dell'anno coinvolgono più di 560.000 famiglie. Il suolo colombiano rende impossibile, difatti, l'utilizzo di macchinari per le operazioni di raccolta, così tutto viene fatto a mano, permettendo una selezione che, possiamo assicurarvi, non avviene in nessun altro paese al mondo. La stessa pianta viene infatti spogliata fino ad 8 volte, visto che vengono raccolti solo i chicchi giusti, né troppo maturi né troppo acerbi, lasciando il resto dei frutti a svilupparsi e a raggiungere lo stato ideale. La selezione continua poi durante la fase di essiccazione e persino nel corso della scelta dei chicchi adatti. È un processo lungo ma necessario per mantenere alto lo standard del prodotto.